Ciao a tutti e bentornati, benvenuti in un nuovo video. Io sono Ilaria e oggi parliamo di operazioni chirurgiche e quindi della mia operazione al seno. Se vi siete persi il primo video, quindi dove vi ho ripreso il mio percorso dall'operazione al post, ve lo lascio adesso nella scheda informazione che trovate qui sopra. So che moltissimi di voi hanno già visto quel video diverse volte. Tant'è che a distanza anche di anni mi arrivano ancora messaggi su Instagram di persone che mi raccontano la loro esperienza o che mi chiedono consigli perché devono effettivamente fare questo tipo di intervento. E quindi, dopo quasi 2 anni dal mio intervento di mastopessi con protesi, perché io non ho fatto una semplice mastoplastica additiva, ma adesso vi faccio un breve riassunto così riesco a spiegarvi meglio la situazione. Comunque ho deciso di fare un video update appunto della mia esperienza dopo 2 anni, perché io mi sono operata il 15 febbraio di appunto quasi 2 anni fa. Prima di tutto, perché avevo fatto questo tipo di operazione? Perché se avete seguito tutto il mio percorso, la mia storia, lo saprete, avevo perso quasi 50 kg, quindi di base la forma del mio seno è una forma tuberosa, quindi tende a crescere in questo senso invece che comunque di ampiezza e di rotondità e soprattutto di sostegno, ma tende proprio ad essere come un tubero, quindi tipo appeso, non so come farvi capire la forma. E mi ha sempre creato molto disagio quella cosa lì, della forma, più che la taglia, perché ovviamente quando pesavo 120 kg avevo una quarta abbondante, era ovviamente tanta parte di grasso, poi io non ho mai amato il seno grosso, quindi la cosa che io volevo e per cui sono intervenuta era più che altro una questione di sostegno, punto. Non mi piace né l'effetto finto né troppo grande, nulla di tutto ciò. Ed è per questo che appunto ho fatto una mastopessi, quindi mi è stata fatta una riduzione del capezzolo, riposizionamento del seno, quindi mi è stata tolta, diciamo, una parte in eccesso di quella che era la pelle. Infatti, io ho fatto l'intervento, non dirò con quale chirurgo perché non mi va di intervenire su quel punto di vista, cioè vorrei proprio stendere tipo un velo pietoso, chi lo sa lo sa. Ho messo una protesi tonda da 450 cc, che comunque è una quarta abbondante, più la mia ghiandola che è già abbondante di suo, però è una cosa che ho dovuto fare perché avendo il torace comunque largo, altrimenti l'effetto sarebbe stato osceno se avessi messo una protesi più piccola, ma poi arriveremo a parlare anche di quello che sarà il futuro e di cosa poi vorrò fare, perché ovviamente non è finito tutto qui, eh? Vabbè. E ovviamente la protesi è stata inserita sotto il muscolo, perché già ho un seno che non ha sostegno di suo, figuratevi mettere la protesi sopra il muscolo, cioè disastro, quindi l'unica opzione era sottomuscolare. Detto ciò, vi ho chiesto su Instagram di farmi proprio delle domande a riguardo, perché so che avete sempre molte curiosità e sono più che contenta di poter rispondere, dove ovviamente la mia conoscenza e quella che è la mia esperienza può arrivare, perché oltre non è proprio il mio campo, non saprei cosa rispondervi, quindi vi direi insomma, in qualsiasi caso, se avete in mente di fare questo tipo di operazione, se ci state pensando o se dovete revisionare un seno che è già stato operato, andate sempre da un chirurgo bravo, affidabile, ok? Quello è sicuramente il punto da mettere in chiaro. Detto ciò, mi avete fatto davvero tantissime domande, quindi mi scuso già da ora se non risponderò a tutte, quindi cercherò di prendere un po' quelle più succulente, dove magari posso rispondere anche a più cose insieme. La prima domanda è: ancora dolore? Allora, questa è una cosa che io ad esempio non ho mai capito, o meglio, magari su un soggetto che è molto magro, questo tipo di operazione può dare forse più fastidio perché si percepisce di più la protesi, perché non lo so, varie cose. Nel mio caso, io non ho mai sentito un dolore che sia dolore, né post operazione né quando mi hanno tolto i punti, per esempio, nulla di tutto ciò. Come vi ripeto sempre, io ho una soglia del dolore molto 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 alta, però veramente dolore né prima né dopo né adesso, cioè proprio mai. Fastidio magari, ma giusto quando si dorme,
per girarsi cose all'inizio è un po' una sensazione nuova, comunque hai sempre due cose, due impianti che non fanno parte del tuo corpo naturalmente, quindi per dirvi io ho ricominciato da pochissimo a dormire a pancia in giù, ma semplicemente per un fatto che mi faceva molto senso a me, però è tutto molto sicuro, si può fare, tranquilli, ok, magari non proprio i primi periodi perché le protesi devono ancora assestare, non è consigliato, però dopo un po' sì. Tornassi indietro lo faresti lo stesso? Questa è una domanda che io mi pongo, non proprio tutti i giorni, ma molto molto spesso, e in realtà la mia risposta è sempre stata la stessa, cioè tornassi indietro non lo rifarei, o meglio non lo rifarei come l'ho fatto e dalla persona da cui l'ho fatto. Infatti tornassi indietro non metterei la protesi, farei soltanto un intervento lifting. Magari l'effetto dopo sarebbe stato orribile perché sarei rimasta comunque piatta. Io adesso cercherò di inserirvi qualche foto nel video mentre parlo, non so se YouTube mi bannerà il video o cose, quindi proverò, se non vedrete foto è perché non ho potuto farlo, se le vedrete è perché ci ha detto effettivamente Qlette e quindi insomma vi posso mettere qualche foto, ma io inizialmente avendo perso quasi 50 kg e il mio seno avendo questa forma cadente, la parte sopra era completamente piatta e quindi la protesi doveva per forza andare a riempire. Se io avessi fatto soltanto un lifting probabilmente l'effetto sarebbe rimasto piatto, un seno piccolo e sollevato. Che tornassi indietro, ripeto, farei, perché io odio il seno grande, su di me in particolar modo è una cosa che proprio mi dà molto fastidio, infatti io raramente sono scollata, cioè per me questa maglia che io tipo adesso è scollata, per farvi capire com'è la mia mente, cioè io vado sempre in giro così, ma è proprio una cosa mia, perché mi piace quello stile, non mi piace mostrarmi a cose, quindi tornassi indietro non lo farei, no. Però ecco, interverrei in un altro modo, quello sì. Come mai non sei rimasta soddisfatta? Anche questo forse ve l'ho ripetuto più volte nel tempo, la taglia è troppo grande. Purtroppo quando si fa un intervento di mastopessi e si ha una pelle molto elastica e giovane come la mia, si deve mettere quasi in preventivo questa cosa di rioperarsi una seconda volta, perché la prima volta è molto raro che il seno rimanga dove si è effettivamente posizionato al momento dell'operazione. In più io già dopo l'operazione, la prima volta che mi sono guardata allo specchio, l'ho detto subito che secondo me c'era qualcosa che non andava, che non era corretto, una era più su, una era leggermente più giù, tant'è che adesso è rimasto così, anzi si è tutto molto rismosciato tra virgolette, sia perché io ho ripreso peso e ho riperso peso, quindi sicuramente quello non ha fatto assolutamente bene, però in generale è proprio una questione di pelle che cede anche proprio per il peso della protesi. E quindi io che mi ero operata sostanzialmente come unico scopo quello di far rimanere il seno lì, mi sono ritrovata nella situazione di prima, solo con un seno più pieno. Però la forma è quella. L'unica cosa di cui sono molto contenta sono le cicatrici, perché quello proprio c'è, cioè zero di zero, non si vede nulla, sono veramente come un capello anche di meno. Solo sotto questo seno mi è uscita una sorta di strano livido che non ho ben capito che cosa sia, che infatti voglio andare a far vedere perché non l'ho capito, ma per il resto sulle cicatrici quello non mi lamento perché non si vede assolutamente nulla, cioè come se non avessi niente. Ho sentito che molti non portano il reggiseno dopo che il seno è rifatto, vale anche per te? Allora, in realtà no, io purtroppo non posso permettermi, nonostante abbia un seno rifatto, tra virgolette, anche se questa cosa, dirla, cioè pensare che ho un seno rifatto, ma non è come voi ve lo immaginate? Quando lo dico dico, ma veramente ho il seno rifatto? Ah sì, però non sembra, capito? Cioè, nel mio cervello c'è anche questo conflitto un po' così. Comunque purtroppo per questo fatto che tutto si è molto rilassato nuovamente, io non posso permettermi di andare senza. Quando riesco a trovare un body, una maglia che sono più contenitivi, vado senza problemi. Però andare con una t-shirt normalmente senza è una cosa che io non farei mai. Io apprezzo e ammiro chi riesce a farlo, io proprio non ci riesco. Quindi no, però sicuramente riesco ad indossare più reggiseni elastici, sportivi, rispetto magari a quelli per forza con le coppe, sapete, quelli un po' più strutturati. Ecco, quella magari sì, è un punto a favore, però nel mio caso è sempre molto così. La mastopessi ha cambiato la forma del tuo seno e l'ha mantenuta nel tempo? È quello che vi dicevo prima. No, nel mio caso
No, la forma è rimasta la stessa, vi giuro, vorrei che voi poteste vedere le foto nude e crude, ma ovviamente non è né il caso né il luogo né la piattaforma, però veramente cioè sono lo stesso seno, forse sì, prima era leggermente più cadente, ma ora lo è lo stesso, cioè voi non immaginate il mio seno come un seno rifatto classico perché non è così. Quel tipo di seno viene più che altro quando voi andate a fare una mastoplastica normale, quindi avete già un bel seno, volete soltanto riempire, quindi si mette la protesi, ma il seno rimane lì, ok? E lì c'è un effetto pazzesco. Mi chiedete, si vede che sono finte, tra virgolette? Questa cosa, raga, no, mai mezza persona. Vabbè, non è che vado in giro così, capito? Cioè, non vado in giro nipple free, però comunque nessuno mi ha mai fatto la domanda diretta, cioè sono sempre io, se mi sento, se voglio dirlo, a dirlo, ma per il resto c'è nessuno. Poi vabbè, ripeto, io non vado al mare, non ho questi grandi luoghi dove il tutto possa essere tra virgolette scoperto, però vabbè, primo non avere problemi nel dirlo, assolutamente ci mancherebbe, anche perché cioè se io ve lo faccio vedere così non si vede assolutamente nulla. Per quanto riguarda i costi, ragazzi, io non me la sento di parlare di costi. Sapete perché? Perché ogni chirurgo poi l'adatta a seconda della persona che si trova davanti, a seconda di quello che deve fare sulla persona. Ogni chirurgo ha il suo prezzo per il tipo di operazione, quindi non mi va. I prezzi, bene o male, genericamente si sanno. Se andate a farvi un giro su internet, li potete leggere. Io dovrei fare la stessa operazione, vorrei sapere tutto: drenaggi, tempi di guarigione, riprese, cicatrici. Allora, una cosa per volta. Drenaggi in generale non li utilizzano più, magari possono ributtare, poi devi portare a casa, devi tornare, insomma, non li mettono più. Nel mio caso non me li hanno messi. È andato tutto bene, non c'è stato nessun tipo di problema e quindi ok. Tempi di guarigione dipende sempre dalla vostra pelle. Io ci ho messo circa un mesetto. Al termine di questo mesetto già stavo più che bene, proprio anche in termini di cicatrici, infatti mi hanno finito di togliere tutti i punti e poi basta. La ripresa, sempre un mesetto circa, quindi per riprendere le attività normali, quali alzare pesi, fare palestra, sport, attività fisica e tutte queste cose. Però in realtà è giusto la prima settimana perché non potete fare questi movimenti con le braccia, dovete farvi aiutare per vestirvi, per farvi la doccia, cambiare medicazioni, una sorta di scocciatura. Io mi ricordo soltanto questo forte fastidio al collo per il fatto di dover dormire così, quindi in posizione eretta, neanche proprio poggiata, ma leggermente stesa. Quello che vi consiglio è prendervi i cuscinetti, quelli che si mettono intorno al collo, che si usano, no, per andare sull'aereo. Con quello andava già meglio perché riuscivano a appoggiare la testa da un lato o dall'altro. Perché hai scelto di mettere le protesi? Già l'ho spiegato prima: sotto muscolo, sotto ghiandola, sotto muscolo, hanno un aspetto naturale. Assolutamente sì. Cioè io adesso non so se mi alzo e faccio vedere qualcosa, tanto non si vede niente, insomma, è più che altro una forma. Questo è il mio seno come appare. Voi penso non lo direste mai, però io personalmente lo trovo troppo grande, anche se per la mia forma fisica ci sta. Però si nota anche da qui che vedete è sceso il tessuto e deve essere più sollevato. Non è stato carino fare questo, ma è l'unico modo in cui ho potuto farvi vedere qualcosa. Quindi qui c'è una domanda, ad esempio, sei soddisfatta? Dopo quello che vi ho detto, penso proprio che abbiate capito di no. Per sistemare il capezzolo devono spostarlo e quindi rimangono cicatrici. Allora, il capezzolo non viene spostato nel senso che ve lo tolgono e ve lo ricuciono, ovviamente, perché è sempre poi collegato tutto alla ghiandola, quindi assolutamente no. Ah, anzi, una cosa che non so se ho già letto una domanda, comunque ve la dico: mettendola sottoghiandolare, nessun problema per un futuro poi allattamento o cose del genere, cioè andate tranquilli, si può fare lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Comunque, stavo dicendo, il capezzolo viene tagliato, quindi la pelle in eccesso viene tagliata. Trovate anche dei video su internet che fanno vedere il processo, se siete magari poco schizzignosi e riuscite a vedere le clip. Quindi la pelle, poi quella che trovate intorno, viene semplicemente ricucita. Però le cicatrici ovviamente rimangono, ma sono intorno al capezzolo, quindi è come se rendesse il tutto molto, molto più naturale. Non so spiegarvi perché effettivamente il capezzolo non è perfettamente tondo, ma è sempre un po', no? Sapete com'è la pellina quella intorno? Non so come spiegarmi, devo fare tutte mosse, cose strane, vabbè. Non avevi detto di dover fare un secondo intervento, e qui volevo arrivare, o meglio, era una domanda che speravo
a cui speravo di poter rispondere. Ovviamente io dovrò rimetterci mano, però sto aspettando appunto di ritornare il mio peso forma, perché a farlo adesso non avrebbe proprio alcun senso, quindi mando giù il boccone e aspetto. Però devo assolutamente intervenire, che sia per un rialzamento, ma nel momento in cui poi si va a riaprire la cicatrice, le cose, e quindi si apre la sacca dove è la protesi va cambiata, quindi sarebbe una spesa ulteriore per mettere un'altra protesi. Nel caso quella fosse l'opzione, ovviamente metterei una protesi più piccola, metterei una 3,50 invece di una 4,50. Oppure quello che ero intenzionata a fare io era proprio togliere le protesi, però poi ti ritrovi con una sacca più vuota di prima, e quindi si andrebbe a fare un intervento diverso, che sarebbe quello di prendere il grasso da un'altra zona del corpo, impiantarlo nella sacca dove prima c'era la protesi, quindi avere questo effetto riempito ma naturale, quindi senza l'effetto protesi tondo o a goccia, e nel caso scegliate le protesi a goccia. Però il grasso che si va a impiantare tramite quel tipo di intervento è il grasso naturale che abbiamo nel corpo, quindi poi il corpo lo va a riassorbire quasi al 50% più o meno. Una grossa parte del grasso che viene impiantato viene riassorbito, e quindi l'effetto che hai post operazione poi non è quello che avrai in futuro. Però sono molto più orientata su un tipo di intervento del genere che rimettere effettivamente la protesi, perché è proprio una cosa che non mi appartiene, con cui non mi trovo a mio agio, tra virgolette, se vogliamo definirlo così, e che non mi interessa. Io sono più che altro per il seno sollevato che per la grandezza, insomma, penso si sia capito quante volte l'ho detto ormai. Quindi sì, però staremo a vedere poi come intervenire. Non lo so, non ho veramente, veramente idea e neanche voglia, perché poi quando uno si opera una volta spera che sia, no? Prima e ultima. E invece no. Qualcuno mi chiede se effettivamente i costi di questo tipo di operazione vengono coperti dall'assicurazione sanitaria, se lo passano in convenzione, per chi ha avuto l'operazione come ho fatto io, la sleeve gastrectomy, e quindi ha avuto poi un dimagrimento. Sì, viene passato in convenzione in quel caso, però senza l'utilizzo di protesi, e quindi viene soltanto effettuato un lifting. Io ho fatto tutto tramite vie private, quindi non c'entra assolutamente nulla. Se vai a togliere le protesi diventano ancora più vuote, sicuramente sì, la parte che tu vedi riempita adesso, per ovvio di cose, si va a svuotare per l'assenza della protesi stessa. Quello insomma è poco ma sicuro. Com'è stato l'intervento? Ma in sé in realtà l'intervento è stato veramente una passeggiata di salute. Cioè, se voi vedete appunto il video, ripeto, lì si vede tutto, vi dico le sensazioni, le cose anche nei giorni successivi. Mi ricordo quei giorni come traumatici, ma semplicemente per il fatto che non dormivo. Poi io sono veramente come i bambini, quindi se non dormo il mio cervello non connette e non ragiono, e posso veramente essere la persona più irrequieta di questo mondo. Quindi più che altro era per quel fatto lì, non per una questione di dolore. Alzo le mani perché è sempre tutto, come tutte le cose nella vita, estremamente soggettivo. So di persone a cui ho fatto malissimo, che hanno avuto tanti fastidi, so di persone che come me non hanno sentito nulla. Poi ecco, io ho avuto questa piccola cosa che può capitare, che ho una contrattura capsulare in uno dei due seni. Infatti la prima volta che mi è successo io mi sono spaventata tantissimo, perché io sono sempre stata una grande amante dei programmi che trasmettono la TV su Netflix, di chirurgie, cose che andate male, che poi rimettono a posto. Quindi questa contrattura capsulare, anche se all'inizio nessuno mi aveva detto che era questo, io l'ho capito subito che cos'era e qual era il problema. Ed è una cosa che in realtà non si può decidere, cioè se viene, viene. Ovviamente in casi gravissimi si deve intervenire, riposizionare la protesi, eccetera eccetera. Nel mio caso non è tutto questo problema, perché mi capita solo e soltanto quando io faccio delle posizioni, prendo delle posizioni molto particolari, o quando mi accuccio e quindi mi richiudo su me stessa, e la protesi è come se si spostasse dalla sacca dove si trova, dove la protesi è come se la sentite estremamente fuori appunto da questa sacchetta, la percepite proprio e la... è brutto da dire, ma la dovete tipo rischiacciare, riposizionare un po'. Però la prima volta che mi è successo io mi sono impanicata, persa. Avete presente quando una donna è incinta e si vede la pancia che assume forme strane?
tutta da una parte, ecco, la stessa cosa, però col seno, e quindi dovete un po' rischiacciare, rimettere, insomma, tipo plastilina. Quindi sì, adesso ci rido, però le prime volte veramente mi sono tanto 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 impanicata, sono andata ovviamente poi dal chirurgo a fare la visita e mi ha detto questa cosa, effettivamente c'è, è un problema, ed è tra l'altro nel seno più problematico dei due, perché uno diciamo che è quasi semisalvabile, cioè se proprio devo dire, ok. L'altro, che io l'ho visto da subito che era stato quello più problematico, è rimasto problematico. Quindi, ragazzi, queste erano principalmente tutte le domande che mi avete fatto. Ovviamente ce ne sono altre, ma sono troppe e credo di aver risposto abbastanza ampiamente a tutto quello che potevate chiedermi. Vedremo cosa succederà in futuro. Seguitemi in questo percorso, in questa nuova avventura, solo su questi schermi. E boh, vedremo dove ci porterà il tutto. Non ne ho la più pallida idea, veramente. Adesso appunto aspetto 1 o 2 anni, non lo so quanto dovrà passare. E poi staremo a vedere. Questa è la mia esperienza, ovviamente, finora. Fatemi sapere qua sotto se avete altre perplessità, oppure se non volete scrivermi qui sotto, fatelo tramite messaggi di Instagram. Non riesco a rispondere, magari anche con un messaggio vocale, così riesco a spiegarvi, non lo so, più cose possibili, sempre appunto nel margine di quello che so che ho vissuto. Spero questo video vi sia stato utile, vi possa essere utile in futuro se dovete fare questo tipo di operazione. Pensateci sempre, sempre, sempre bene, non 100, non 1000, pensate al numero più grande che esiste, ecco, infinito. Pensateci un'infinità di volte e poi procedete, anche perché è un'operazione comunque costosa, è un'operazione comunque invasiva, vuoi non vuoi. Pensateci, pensateci e soprattutto affidatevi a persone brave ed esperte e professionali. Detto ciò, vi mando un bacio grande, noi ci vediamo presto in un nuovo video e per ora vi saluto. Ciao!